Qualcuno vada ad aprire. Non c'è nessuno che apra la porta? Che cosa? Hanno suonato, potresti scomodarti, no? Lascia, vado io. Comincia bene la giornata. Ciao, uccellino malato. Tuo padre in casa? Cosa vuole da lui? Di, come vanno le tue zampette? Ce la faranno a riprendersi? Mi lasci in pace! Non ti si può neppure toccare? Lei no. E perché io no? Perché lei non mi piace. Io la detesto. Ma va al diavolo, cretina. Ciao, Weiler. Abbiamo birra in casa? Che vuoi che ne sappia? Io non la bevo. Ma che diavolo hai? Si può sapere? Credo che abbia i bollori giovanili. Dì a tuo fratello di vedere se c'è della birra, altrimenti vado a prenderla, capito? Ho capito, sì. Vieni. È arrivato Weiler. Che cosa c'è? Weiler è qui. Vogliono la birra, c'è Weiler di là. Birra non ce n'è. Allora devi andare a prenderla. E chi mi dà i soldi? Vai a prendere in cucina. Ma questo Weiler non può portarsela da sé, la sua birra. È un affare a colpo sicuro. Devi solo dire se ci stai o no. Come facciamo ad entrare? Scavalcando il muro. Ho già dato uno sguardo. Il posto è illuminato a giorno dai lampioni della strada. Al momento buono la luce si spegnerà. Ho un fucile ad aria compressa. Psh! Vado a prendere la birra. Dov'è la birra? È andato giù, Ulrich. Perché non sei nella tua camera? Io non sono in prigione. Sei diventata insopportabile. Già. E se incontrassimo il guardiano con quel grosso cane? Che ti prende? Eh? Hai paura dei cani? No. Ma i cani creano confusione e poi se vedono un estraneo gli saltano alla gola. Non ci vedrà nessuno, devi stare tranquillo. Ho studiato bene la cosa e ho preso le precauzioni che servono. Non credo che sia una buona trovata. A me sembra ottima. Ognuno di noi avrà una pistola. Eric, io e anche tu. Visto che già voi due siete armati, non credi che a me non serva? Devi rispondere. Sei dei nostri o no? Ma che bella giornata. Fatta apposta per noi. Non c'erano i soldi. Ho chiesto al vinaio di farci credito. Sai che cosa mi ha risposto? State tirando la cinghia ogni giorno di più, eh? E tu cosa gli hai detto? Gli ho detto che a noi piace fare altri buchi nella cinghia, così non ci annoiamo. E si è divertito? Credo di no. La gente ha perso il senso dell'umorismo.
Allora ci vediamo stasera. Va bene, a più tardi. Ciao. Ciao. Sai dirmi perché quell'uccellino mi guarda sempre con cattiveria? Anna, ma che cos'hai? Non ho niente. Non si fa neanche sfiorare. Ha un così bel corpicino. Per quel che si può vedere. Ciao. Ciao. Io vado dal medico. Oggi alle 4. Sempre la storia del medico. Come fai a credergli ancora? Sembra che si possa fare qualcosa. Qualcosa? Qualcosa? Ma che cosa possono fare? Non ti alzerai mai più di lì. Sono matti, non li devi ascoltare. Ti stanno prendendo in giro. Mi accompagni giù. Ci penserà Ulrich. Vorrei che lo facessi tu. Perché io? Qualcuno ti porterà giù, non ha importanza chi sarà. Lui porterà la carrozzina. Beh, sei una tremenda seccatura, lo capisci o no? È colpa mia, forse. Chiederò agli inquilini di far installare un ascensore. Cosa ne dici, eh? È una buona idea. Adesso smettila di ridere. Pesi di più quando ridi. Ti lascio, eh? Quanto pesi? Qui ci vuole davvero l'ascensore, signorina. Oddio, oddio. Scusami, Anna. Forse ti ho messo giù un po' troppo bruscamente. Non l'ho fatto apposta. Non fa niente. È tutto meno posto. Male. No, no, Anna, non mi stringere così. Mi stai strozzando. Ulrich, Ulrich, mi vuoi aiutare? No, invece mi porti tu. Va bene. D'accordo. Ti porterò io. Vorrei bere. Cordula. Che cosa vuoi? Whisky, liscio e abbondante. Perché non lasci la tua famiglia e ti trasferisci da me? Saresti più tranquilla. Sveglia? A quest'ora? Lo vedi, no? Sì, sì. No, non è per caso. Non c'è un po' di birra? Non hai sbevazzato già abbastanza con Cordula? No, no, io con Cordula ho bevuto pochissimo. Dov'è tuo fratello? Sdraiato a sentire la musica. Il medico oggi che cosa ti ha detto? Ha chiesto se mi sento di affrontare l'operazione. 10 interventi. 10? Io ho risposto, certo che me la sento. E tu credi davvero che riuscirà a metterti a posto? Mi ha detto di sì. Come prima? Come prima. Non è vero. Quello ti prende in giro. Siamo tutti fuori gioco, ognuno di noi a modo suo. Tu con le tue gambe, io col lavoro che ho perso. E non dirmi poi che tuo fratello là vale qualcosa, sdraiato come se ne sta tutto il giorno a sentire quella stupida musica. Questo non va. No, non va. Vero che non va? Ulrich troverà lavoro. E anche tu. Questo è solo un brutto periodo toccato a tutti noi della famiglia, ma passerà. Presto passerà. Ne sono sicura. Ne sei sicura? Io no, invece. Non ci posso credere. No. Perché? Perché no? Non dirlo, per favore, non dire così.
Sai cosa mi sembri, Anne? Una povera illusa. Una povera ragazza che vive fuori dalla realtà. Che purtroppo vive solo di fantasia. Ecco. Anna, buonanotte. Pronto? Pronto. Sì. Parla Weiler, tuo padre in casa. Ci sei ancora o sei morta? È di lei che sta dormendo. Chi ha chiamato? Hanno sbagliato. Sì, pronto, chi è? Vuoi dire a quella piccola rana di essere più educata? Che cosa ha fatto? Dalle una sberla da parte mia. Calmati, che c'è? Puoi venire qui? Sì, bene. Mi vesto e vengo. Hai riagganciato. Perché? Anna. È un uomo pericoloso. Anna, bambina mia, che cos'hai? Tu non... Dimmi che cosa c'è fra voi due. Anna, calmati. Su. Stiamo facendo 5 minuti di raccoglimento. Per quando è la faccenda del furto? E se quando sei lì il cane arriva davvero, tu che cosa fai? Gli spari e spari anche al guardiano? Ti prego, lascia perdere quell'uomo. Non farti incastrare così. Tu come fai a saperlo? Attraverso la porta socchiusa ho sentito quello che dicevate. Sappi per tua norma che io non sparo né a cani né a guardiani. Dovresti conoscermi bene. Mi dispiace. Vuoi dirmi che cosa devi fare qua fuori? Mi voglio godere un po' di libertà. Io però non posso accompagnarti. Te l'ho forse chiesto. E come farai a tornare su in casa? Non preoccuparti. Ah, dimmi, c'è la mia borsa qui dietro? Sì, c'è. Non preoccuparti. Sei tu, ma che cosa fai qui? Sto passeggiando. Da casa fin qui? Non è lontano. E poi non ho fretta. Dal medico ci sei stata? Dice che guarirò. Sì, dice che guarirai. Ridotta in questo stato. Sì, mi ha detto così, è vero. Non gridare in questo modo, per favore. Hai un po' di tempo per me? Cos'è successo? Beh, allora prosit. Che cosa ha detto? Ci sta o no? Ci vuole stare anche lui, ha detto. Non sai dirmelo tu? Beh, che cosa cambia? L'ho già detto a lui. Te lo domando perché sei nuovo. Perché lo fai per la prima volta. E non vorrei che tu prendessi il volo. Che cosa vuoi dire? Non vorrei che ti venisse la tremarella. D'accordo. Ricorda però che sei ancora un principiante. Tanto deve fare quello che diciamo noi. Farò quello che dite voi, sì. Abbiamo già stabilito tutto.
A me non rimane altra scelta. Non ho altra via d'uscita. Ho una figlia che non può camminare, che non si regge in piedi. Non mi rimane altra via d'uscita. Sono occupata adesso. Non puoi mandare al diavolo quel tale? Che cos'hai stasera? Ho bisogno di te, non lo capisci? Andiamo di là. Un momento. Vattene. Che cosa ti è successo? Sto cercando di comprare questa baracca. Ma tanti soldi tu non li hai mai avuti e mai li avrai. Aspetta e vedrai. Che cos'hai? Ehi, vuoi star fermo? Sì, è appena uscito dall'ufficio. Bene, glielo dirò. Non dirmi niente, per carità. Dove? Sono Stefan. Albert, l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana. Domanda scusa anche a tua moglie. Arrivederci. D'accordo. Dove? Kirchstrasse 17. E piove. Franz Weiler, classe 39. Dove abita? Qui di fronte, presso sua madre. Che cosa fai qui? Come faccio a tornare a casa? Chi ti ha portato giù? Ulrich, no! E perché non ti ha ripresa? E chissà dove se n'è andato! Guarda come sei inzuppata, Anna. Tu devi essere matta. Su, ora ti porto su io. Andiamo. Calmati, calmati, su. Non ti agitare. Su, andiamo. Ma perché devi sempre fare delle follie? Ti potresti prendere un accidente così. Ora cercherò di asciugarti. Asciughiamo prima la testa, vieni qua. Speriamo che non ti venga la febbre. Dove sei stata tutto questo tempo? Me lo potresti dire, no? Levati un po' questa roba e abbassa le braccia, accidenti!
Senti che mani fredde. Sbottona la camicetta. Beh, ma... Dove sei stato? Dove mi pare? L'ho trovata sotto la pioggia! E che colpa ne ho io? È voluto andar via da sola. Che dovevi fare? Apri gli occhi e rispondimi. Ho visto mia madre. Che bisogno avevi di vederla? Non posso neanche andarla a trovare! Signora Weiler, lei stava aspettando suo figlio? Voglio dire, lo aspettava sempre per una certa ora? Mio figlio ha detto. Non lo aspettavo, no. Non aveva orari precisi. Non mi diceva niente. Mm-hmm. Ha sentito gli spari? Sì. E lei era qui, in questa camera? Sì. Mm-hmm. Quando ha udito gli spari, è corsa subito alla finestra, vero? No. Era già qui allora? No. La mia reazione non è stata quella di correre alla finestra. Sono vecchia ormai. Ho visto molte brutte cose e ne ho sentiti tanti, spari di pistola, di fucili, cannoni, bombe, granate, già. E so che è meglio non guardare. Ha sentito grida, voci? Il rumore di qualche automezzo? No. Sentivo solamente che qualcosa di molto brutto era capitato a mio figlio. E ciò nonostante non è andata a vedere che cos'era accaduto. Lo immaginavo ugualmente. Mm-hmm. Ci vuole spiegare il perché, allora? Saprete presto chi era mio figlio. Era un pregiudicato. Sì. È stato chiuso in prigione per tanti anni. Perché? Perché? Sì, appunto. Ho sentito quegli spari. E sapevo che riguardavano mio figlio. Io ero qui, seduta su questo divano. E quando qualcuno ha bussato alla finestra e ha detto: suo figlio è qui per terra. È morto. Già. Una vita finita così, così miseramente. Senza essere mai stata illuminata da nessuna stella. Vuole che le faccia somministrare un tranquillante? Abbiamo un medico qui. No, grazie. Non prendo mai pillole. No, grazie. Tanto non aiutano. Dobbiamo resistere. Fin quando si spezza tutto dentro di noi. Allora, tutto finisce. Sì, tutto. Tutto. Non possiamo lasciarla sola. Ci sarà qualcuno che possa occuparsi di lei, qualche vicina? Io vi ho già detto che devo, che voglio resistere. Ecco. Lasciatemi in pace, vi prego. Quasi tutti hanno sentito gli spari, infatti sono corsi subito alle finestre. Sì, però non hanno visto nessuno, soltanto il morto. Neanche qualche mezzo che si allontanava? No, neanche quello.
L'assassino era forse dietro una di quelle finestre, in mezzo a tutti gli altri. Metti in ordine? Che cerchi? Niente. Non mi racconterai che fai così per passatempo, spero. Se vuoi, ti aiuto. Non ho bisogno di aiuto. Come vuoi, me ne vado. Ulrich. In quest'armadio c'era una rivoltella. Che cosa hai detto? La tenevo io, ma non era mia. Che bisogno avevi di una rivoltella? Questo non conta. Conta solo che ora è sparita. Chi l'ha portata via? Sei stato tu? Io? Che dovrei farne? Sì? Qui parla Lesko. Hanno sparato a Weiler. A Weiler è morto? Tu non eri assieme a lui? No, non c'ero. Devo vederti. Avremo certamente delle grane. Rimani in casa domattina. Riaggancia. Bene. Weiler è morto. Morto, sì. Gli hanno sparato. Gli hanno? Sì. Accidenti. Anna. Anna. Lei era fuori, no? Ma che ti viene in mente? Weiler aveva lasciato qui una rivoltella. L'avevo messa in quel cassetto. Ora non c'è più. Davvero non l'hai presa? Ma ti ho già detto di no. E chi? Che vuoi che ne sappia io? Shh, e neanche Anna. Ah, no? Anna sapeva tutto. Che Weiler mi ricattava. Sì, ma Anna non saprebbe uccidere neanche una mosca. Ne sei sicuro? Ulrich, se è stata Anna ad ucciderlo, noi due non ne sappiamo niente. Dobbiamo far finta di non saperne niente. Qualunque cosa ci chiederanno. Buongiorno. Ciao, Anna. Buongiorno. Allacciarsi la cintura. Ecco, la signora è servita. Ah, e da quando prepari tu la colazione? Che significa da quando? Ho infranto una legge. Vi prego, non litigate. Io non sto litigando. Voglio solo sapere il perché di tutto questo. Ma come gli andava di farlo? Lo trovi tanto strano? Anna, mi hanno telefonato questa notte. Ho sentito il telefono, sì. Era un mio conoscente, mi ha detto che Weiler è morto. Weiler? Morto? Sì, gli hanno sparato. C'è un caffè? Sì, te lo prendo. Non è stata una pazzia? Non so se si possa chiamarla pazzia. Queste a volte non sono pazzie. Che ne dici? Hai sentito quello che ha detto lei, no? Forse non è stata una pazzia. E allora chi dovrebbe avere quella rivoltella se tu non ce l'hai? Io neppure! E neanche lei. Anna! Sì? Che cosa vuoi fare oggi? Vorrei andare fuori. Non devi far altro che dirlo, Anna. E noi ti portiamo subito giù. Non c'è nessun problema. Siamo pronti. Ehi là, Ulrich! Sì? C'è un tempo stupendo fuori. Ci ricompensa della maledetta pioggia di ieri. Una buona occasione per fare una bella passeggiata. Dove vuoi essere accompagnata? Non
lo so, mi basta uscire. E uscirai scortata da due nobili cavalieri. Oh, si decolla! Attenzione! Attenta! Che vuole che sappia io? Come che vuole che sappia io? Lei era il migliore amico di Weiler, lo sanno tutti qui. Dunque, poche storie. Weiler non era di certo una mammoletta, e lei neppure. Andiamo fuori. Un po' di riservatezza. Ma guarda, gli sto rovinando la reputazione. Eravate insieme in prigione. E dopo esserne usciti vi incontravate spesso. E questo che cosa diavolo significa? Non riesco a capirlo. Chi frequentavate in questi ultimi tempi? Coraggio, sputi tutto quello che sa. Non guasterà la rispettabilità di quella gente. Veniva qui ogni giorno. Sempre assieme a Lesco. E a Ball. E chi è Ball? Il terzo della combriccola. Ma non era come gli altri due. Era un dilettante. Perché? Che cosa vuol dire? Che a me non la dà a bere nessuno. Weiler e Lesco sono due duri e quel Ball ci stonava proprio con loro. Ecco cosa voglio dire. Vanno bene le cose? Oh, sì. E brava Alina. Dove lo troviamo questo Ball? Mi sono macchiato i pantaloni. Questa è Kitty. Kitty. La cosa più bella è che siete venuti con me. Di solito mi stanco tanto a manovrare da sola la carrozzina. Non ho tanta forza nelle braccia. Ti piace quel gelato? E a te, Ulrich? Da impazzire. Dovete scusarmi, ragazzi. Devo sbrigare una faccenda che non mi porterà via molto tempo. Non muovetevi fino al mio ritorno. Aspettatemi qui, eh? Tornerò apposta per voi. D'accordo? Torna, mi raccomando. Non abbiamo soldi. Certo, state tranquilli. A fra poco. Thea! La stanno chiamando. Dovrei dirti due parole. Allora andiamo dall'altra parte. D'accordo. Mi scusi, vado a sentire che cosa vuole dire. Vada pure. Grazie. Stamattina ti ho chiamato al telefono. Non mi ha risposto nessuno, però. Anna è stata da me ieri. Lo so, che cosa ti ha detto? Aveva una rivoltella. Ha detto di averla portata via a te. Come mai tu tenevi in casa una rivoltella? Sono cose che succedono a te. Uno che conosco voleva che gliela custodissi. Io gli ho risposto che non era possibile. Lui me l'ha lasciata sul tavolo e adesso ce l'ha. Tipo, potresti liberarti per un'oretta? Chi lo avrebbe ucciso, allora? Rientrando in casa, ho trovato Anna davanti al portone, sotto la pioggia. Era pallida come un cencio lavato. Mi ha guardato sconvolta. Era come allucinata. E mentre la guardavo, io cercavo di capirne il perché. Più tardi mi sono accorto che in casa mancava la rivoltella. Ti ha dato una spiegazione del perché l'aveva presa? Ha detto che aveva voluto levarla a te e che l'avrebbe gettata. Sì, sì, va bene così. Se qualche volta se ne dovesse ancora parlare, diciamo pure così, che Anna l'ha buttata via. Ma io non ci credo, perché Weiler non le piaceva. Lo trovava orrendo.
Non voleva che io lo frequentassi. Dov'è Anna? È di là. Anna! Mamma! Anna! Anna! Mamma! Anna! Mamma! Tesoro! Nessuno. Le mie braccia diventeranno di ferro. Cercano noi? Se lei è il signor Ball, sì. Sì, mi chiamo Ball. Siamo della polizia criminale. Che cosa può volere da noi la polizia criminale? Non capisco. Thea, accompagna Anna in camera sua, per favore. Prego. È la sua famiglia? Sì, questa è la mia famiglia. Mio figlio Ulrich, mia figlia Anna e mia moglie Thea. Che cos'ha sua figlia? È stata investita da un'auto. Le si sono spezzati i legamenti delle gambe. Vuole fumare? Harry, perché non gli offri una sigaretta? Molto gentile, grazie. Non è facile far tutte le scale con la bambina in braccio. Non è poi tanto bambina. In che senso? Ah, lei vuol dire che ormai è già adulta. Capisco. Scusate, vi posso chiedere che cosa volete? Lei era amico del signor Weiler? Sì. Ha saputo quello che gli è capitato? Sì, lo so, qualcuno l'ha ucciso. Sì, ieri notte davanti alla porta della sua abitazione. Gli hanno sparato. Lei come lo ha saputo? Me lo hanno telefonato. E chi? Chi gliel'ha telefonato? Eric Lesko, mi ha chiamato lui ieri notte stessa. Sì, infatti ho saputo che Weiler, questo Lesko e lei vi incontravate spesso. Tutti i giorni, quasi. Sì, infatti ci conoscevamo. Beh, meno male. Allora lei potrà darci buone informazioni su Weiler. Conoscerà perfino il movente del delitto. Non conosco moventi. Sono semplicemente sconvolto per quello che è accaduto. Lo sapeva che Weiler era un pregiudicato, un delinquente recidivo. Sì. Esercitava la delinquenza, come potrei dire, professionalmente, vero? Questo io non... E lei si incontrava abitualmente con un simile individuo. Mi spieghi il perché? Ma non ci sono motivi precisi. Una volta lui mi ha offerto una birra e io ho accettato. Sai, ero molto giù e mi ha fatto piacere che qualcuno si interessasse a me. È naturale, no? Già, già. Posso dare un'occhiata a quella camera? Sì, prego. È mio figlio Ulrich. Gliel'ho presentato poco fa, ricorda. È il musicista della famiglia. Già, capisco. È musicista di professione. No, ecco, vede, non mi sono spiegato bene. Volevo dire precisamente che lui ascolta musica continuamente, giorno e notte. Giorno e notte? Signora Ball, lei svolge un lavoro? Sì, mia moglie lavora in una tintoria. Dopo l'incidente che... Quando è accaduto l'incidente? Sei mesi fa. Che cosa faceva prima? Faceva la stenodattilografa. Era in gamba. Quante battute al minuto facevi? Le classificano in questo modo, sa? Vuole vedere il diploma? No, grazie, non importa. Le credo sulla parola. Bene. Qualcuno di voi, per caso, sa dirmi qualcosa a proposito di Weiler? Gli hanno sparato questa notte, suo padre gliel'avrà detto, immagino.
si esce di qua, vero? Sì, si accomodi, prego. Hai notato gli occhi di quella ragazza? Sì, certo. Tutta la famiglia ha un comportamento strano. Ci deve essere sotto qualcosa. Non era un atteggiamento normale il loro. Erano tutti spaventatissimi. Già, si è capito solo questo. Non dobbiamo preoccuparci più di niente ora. La nostra è stata una paura stupida. Oh. Ulrich. Ulrich. Hai visto? Se ne sono andati. Te rimani qui con noi? Sì, certo. Non lascio Anna sola. Prendi! Adesso, ragazzi, mi occupo della cucina. Che cosa avete in casa? Apri il frigorifero. Puoi fare a meno di guardare. Tanto non c'è niente. Eh? Davvero non abbiamo più niente. Abbiamo gli spaghetti. Li ho messi nella dispensa. Cuciniamo gli spaghetti allora. Tanto quelli piacciono a me, piacciono a mamma, piacciono a tutti. Sì. Certo, li prendo subito. Che sugo vogliamo fare? Di pomodoro, che ne dici? Vada per il sugo di pomodoro. Oh! Dio mio, che disordine c'è qua dentro. Quando c'eri tu era tutto più in ordine. Sì, sì, ma adesso levati, cara, che mi sei d'impiccio. Tanto faccio inciampare sempre tutti quanti. Già. Non ti andrebbe di andare giù a fare una passeggiatina? No, voglio vedere come cucini. Ecco qua, ne ho trovato un pacchetto. Io scendo. Vado a comprare il pomodoro. Lascia stare, vado io. Dovrei parlare con tuo padre. Che cosa vuole qui lei? Non hai sentito? Devo parlare con tuo padre. Non c'è e non ci sarà mai più mio padre per lei. Se ne vada via di qui, subito! Non dovevi andare a comprare il pomodoro? Vado subito. Tu non esci. Eccoti le informazioni su quella famiglia. Ah, sì, sì. Dunque, Ball è disoccupato e in conseguenza di ciò soffre di una gravissima depressione. Ha cominciato a bere nei limiti delle sue possibilità. E le sue compagnie non sono fra le migliori. Ha un'amica che fa l'entraîneuse, anche lei poco raccomandabile. Credo sia per tutto questo che la moglie si è separata da lui. Vive in subaffitto. Il figlio non fa niente. Si è licenziato dal suo lavoro semplicemente perché non appagava le sue aspirazioni. Perdonami, Harry, questa però è l'immagine di una famiglia in rovina. È il risultato delle nostre indagini. Sì, sì, capisco. Io ne avevo ricavato delle deduzioni assai diverse. Ho creduto che si trattasse di una famiglia che stesse ricomponendosi, che stesse riaffiatandosi. La moglie l'abbiamo trovata in casa, infatti. Già? Quella ragazza, per esempio, la figlia paralitica, non credi che... Seguimi bene, per favore. Non credi che... che lei potrebbe avere un buon movente? Anche se ne avesse uno. Tu credi che potrebbe essere stata quella ragazza ad ammazzare Weiler? Sì, sì, capisco bene, ma... quando abbiamo ritenuto possibile l'impossibile, non sempre abbiamo sbagliato. Sì, ma mi chiedo quale motivo avrebbe dovuto avere. Dimentichiamo pure che è su una sedia a rotelle. Giusto, dimentichiamocene per un po'. Seguiamo un'altra logica. Dunque, il movente. È che lei ama suo padre. Lo ama alla follia. Proprio come ama sua madre e suo fratello. Ama tutta la famiglia. Succede poi che suo padre conosce un tale.
un delinquente di professione. E di sicuro a lei non è piaciuto. Non le è piaciuto vedere quell'individuo avvicinare suo padre abitualmente. E ha pensato che prima o poi l'avrebbe coinvolto in qualche guaio. E così... forse avrà temuto che la famiglia potesse andare in completa rovina. Forse è stato per quella poverina un secondo shock. Ed ecco che siamo ancora alla sedia a rotelle. Secondo me è l'unica creatura veramente sana. Ah, che cosa dico? La persona che ha più cervello in famiglia è proprio lei. A me tutto questo sembra, come dire, campato in aria. Sì, lo so, già. Con questo non intendo dire che Weiler lo abbia ammazzato la ragazza. Però ho la precisa sensazione che lei abbia avuto una sua parte nell'omicidio. A proposito, che risultati ha dato l'interrogatorio dei vicini? Zero, nessuno. Sono le testimonianze? Sì. Fa vedere. Nessuno parla di una sedia a rotelle. Qualcuno lo ha chiesto specificamente. Allora provvederemo a farlo subito. Ci andiamo noi due. Come li avevo detto, Weiler, Lesko e Ball erano come tre corpi in un'anima. Stavano sempre insieme. A me sembrava... va via tu. Qual è la sua idea su Ball, per esempio? Che diventasse come gli altri due. Mi dicevo, guarda, lo stanno prendendo per mano. E come mai pensava questo? Che altro potevo pensare? Avrei voluto dirglielo a Ball, avrei voluto avvertirlo che si tenesse lontano da Weiler. Sì, ma a lei lo posso dire. Avevo paura di Weiler, come del diavolo in persona. E lui era il diavolo. Già, già. Ne ha paura del diavolo, lei. La figlia di Ball la conosce? Qualche volta è venuto a prenderlo. Come? Come è venuta a prenderlo? Con la sua sedia a rotelle? Ma sì, la manovrava con disinvoltura. Una volta le ho anche parlato. Le ha parlato? Per quale motivo? Le ho chiesto se sapeva con chi si era messo suo padre. Deve essere una ragazza in gamba. Sì? È per lei. Stefan, c'è qualcuno che ha visto Anna Ball da quelle parti sulla sedia a rotelle? Quando l'hanno vista? Grazie, Harry. No, non è necessario, no. Ci penso io, non ti preoccupare. Perché vuole vedere mia figlia? Ha un motivo preciso? Altrimenti non sarei qui. Deve venire con me. Con lei. Buongiorno, signorina. Dove la vuole portare? La porti giù, se no lo faccio io. Anche il giorno del delitto lei era in strada? Chi è stato a portarla fuori? Mio fratello Ulrich. A che ora, precisamente? Durante la mattinata. E a che ora poi è ritornata in casa? A una certa ora. A una certa ora non mi basta, vorrei saperlo con precisione. Con molta precisione, anzi. Era già buio? E chi l'ha riportata su in casa? Mio padre. Era buio, pioveva. Perché me lo domanda? Anna, lei conosceva Weiler, sapeva che era un delinquente e che stava coinvolgendo in qualche losco giro anche suo padre. Sì, lo sapevo. Un criminale. Che avrebbe finito prima o poi, frequentando suo padre, di fare un criminale anche di lui. Sì. E lei lo dice così. Sapevo che avrebbe rovinato l'esistenza di mio padre.
e di tutta la nostra famiglia, mio fratello, mia madre. Quell'uomo non ha fatto altro durante tutta la sua esistenza che rovinare anche l'esistenza di altri. E lo faceva con un cinismo feroce. Weiler abitava là. Suppongo che stesse progettando qualcosa. Lei lo sapeva? Sì, progettava un furto. Weiler aveva portato una rivoltella a mio padre. Mio padre non la voleva, ha protestato, ma ha dovuto prenderla per forza. La teneva nascosta. Io l'ho trovata e l'ho portata giù con me. E sono venuta qui ad aspettare Weiler. Volevo ridargliela, ma... quando l'ho visto... gli ho sparato. Ah, ecco. E da dove ha sparato, precisamente? Esattamente da qui. Era molto buio, non è vero? Sì. E da dove proveniva Weiler? Da quella parte, forse? O da quell'altra? Questo lo dovrebbe sapere. Lui è comparso all'improvviso. Da dove? Non so, dovreste saperlo voi. Non lo avete visto? Sì, sì. Lei era qui. È vero, era qui. Qualcuno l'ha vista, infatti. Quando hanno sparato a Weiler era già molto buio. Lei dovrebbe aver... dovrebbe essere rimasta qui ad aspettare per almeno 3 ore, secondo i miei calcoli. Che c'è di strano? Ho aspettato per tutto quel tempo, sì. Guardiamoci negli occhi, Anna. Lei sta mentendo. Ecco, questa è una pistola. Ora mi faccia vedere come ha sparato. Su, mi faccia vedere. Il bersaglio è là in fondo, davanti a lei. Su, coraggio, alzi la pistola. È troppo pesante, forse, che non riesce neanche a sollevarla? L'aiuterò io, allora. Lei dunque ha sollevato l'arma, l'ha tenuta così, e quando ha... Anna... Sì, sì, lo so, lo so. Lei non ha sparato. Lei era qui, Anna, sì, questo è vero. Era qui perfino con quell'arma, sì, ma... ma non ha sparato a nessuno, lei. Lei era qui solo... erano 3 i colpi che si sono sentiti, non è vero, Anna? Sì. Immediatamente si sono aperte tutte le finestre, e anche se lei è andata via subito, qualcuno avrebbe dovuto vederla, immagino. Signor ispettore, le vorrei parlare. Salve, signora Weiler. L'omicida ha confessato. Eccola qui. Quella ragazza le ha detto di aver sparato lei a mio figlio. È assurdo. Lei è venuta qui e ha voluto parlarmi. Era molto agitata e ha detto: guardi questa rivoltella. Suo figlio ha voluto darla a mio padre. Suo figlio sta progettando di compiere una rapina e fa di tutto per coinvolgere mio padre. Suo figlio sta portando alla rovina mio padre, me e la mia famiglia. Lei lo sa com'era mio figlio. Sì, conosco il suo passato. Non tutto, credo. Non ha condotto una vita esemplare. Era un uomo cattivo, perfido,
addirittura. Ecco perché ho detto a questa ragazza: non si preoccupi. Mio figlio ha già rovinato la propria famiglia. Io non gli permetterò di rovinare anche la sua. In questo modo le ho fatto una promessa. E l'ho mantenuta. L'ho mantenuta. Lo sapevo. O più che saperlo, lo intuivo. Ma cercavo di allontanare da me questo sospetto. L'idea di dover arrestare forse lei, signora, mi dava una pena insopportabile. Sì, ma adesso devo farlo, purtroppo. Riesce a raggiungere casa sua da sola?